molte colleghe che erano assenti stamattina alle 9, assistero 3, assistero 4, vorremmo fare un attimo una seconda assemblea per un po' per spiegare qual è la situazione e le cose che possiamo fare in questi giorni per bloccare i tagli. La facciamo dentro. Molti di voi si ricordano che noi l'anno scorso abbiamo fatto la stessa cosa all'Alfano Primo, poi ci sono state le nostre. Non siamo scelti del malavoglio, ma l'anno scorso abbiamo letto le carte, quest'anno abbiamo letto di nuovo. Quello che avevamo detto l'anno scorso, quest'anno si è avverato. Quello che diremo adesso si avvererà nei prossimi 2-3 anni scolastici. Molti di noi sono resi conto che ci sono meno disponibilità, che ci sono stati tagli, solo sul sostegno rispetto alle richieste dei dirigenti scolastici sono state date 485 carte in meno. Rispetto all'organico dello scorso anno ci sono 80 carte in meno, ma lo scorso anno erano state tagliate 350, quindi si va ad accumulare un taglio pesante che c'è stato l'anno scorso. Nei prossimi anni scolastici questi tagli, se parliamo solo del sostegno, continueranno, perché bisogna portare questo rapporto 1-2 docenti alunni diversamente abili. Sono il ministero e i suoi funzionari fanno solo conti, diciamo, matematici, non tengono conto delle reali esigenze della scuola. Perché se i dirigenti hanno fatto una richiesta tale, evidentemente hanno bisogno di quell'organico. Comunque, nei prossimi anni il taglio continuerà, sul sostegno. E probabilmente la maggior parte dei colleghi che oggi hanno scelto una cattedra l'anno prossimo, tra 2 anni, non troverà niente qua. Probabilmente non ci sarà neanche il momento per fare queste assemblee e trovare tanti colleghi, perché non ci saranno proprio le convocazioni. Pensate che la scuola primaria, posto comune, ci sono 4 cattedre disponibili quest'anno, scuola dell'infanzia 6, sostegno primario 11 cattedre. Cioè, questi sono i numeri. Se continuano i tagli, l'anno prossimo non ci sarà niente. A questo si andrà ad accumulare il decreto, la finanziaria di Tremonti, triennale, che prevede circa 80.000 cattedre in meno e il 30% del personale alta, perché loro hanno deciso che devono risparmiare 8 miliardi di euro sulla scuola pubblica. Questo è quello che ha deciso il governo e questo si deve regolare sicuramente con i tagli. Il fatto che è stato deciso di rendere un maestro unico del primario è uno dei mezzi che utilizzeranno per arrivare a fare questi 80.000 tagli, ma non solo, scompariranno delle classi di concorso alle superiori, diminuirà l'orario scolastico alle superiori, professionali e ai tecnici industriali. Questo che vorrà dire che molti docenti di ruolo, non vanno sprecati, di ruolo non avranno posto e verranno riconvertiti. Quasi sicuramente sul sostegno, questo per legge, sono obbligati a riconvertirsi sul sostegno, altrimenti perdono proprio il posto di lavoro. Quindi, quello che noi abbiamo scritto sullo striscione, 10 precari, oggi disoccupati, è la realtà, non diciamo fesserie. Abbiamo chiesto già alle 9 di bloccare le nomine, abbiamo visto che è difficile perché basta un solo collega che vuole entrare e tutto salta. Però io faccio l'appello alla mobilitazione dei docenti che prendono nomina e dei docenti che non prendono nomina oggi. Noi faremo questa assemblea a tutte le convocazioni alle scuole con, già l'abbiamo fatta alle primarie qualche giorno fa. Abbiamo un'assemblea lunedì 8 di settembre alle 18 a Piazza Ferrovia, c'è un centro gestito da donne che si chiama Spazio Donna. E quindi ci vediamo lì alle 18. È importante la partecipazione di massa perché dobbiamo decidere chi azioni mettere in campo. Più siamo, più abbiamo possibilità di fare azioni forti che hanno riscontro anche di media a livello nazionale e più facilmente riusciamo ad ottenere almeno che ci arrivino un po' di cattedre per continuare a lavorare quest'anno. Quindi oltretutto c'è la parte della rete nazionale precari. Sono in corso mobilitazione a livello locale e c'è l'idea di far partire questa mobilitazione.
dell'Associazione Nazionale del mese di settembre. Noi a luglio già abbiamo avuto una citazione, perché a luglio poi è nata questa rete nazionale precaria, siamo stati sotto Montecitorio il 23 di luglio con diverse centinaia di colleghi che venivano da tutta Italia. Quindi diciamo la sensibilizzazione a livello nazionale c'è rispetto agli altri anni, dobbiamo organizzarci a livello locale per poter supportare le iniziative nazionali. Quindi ripeto, l'appello è partecipare all'assemblea di lunedì 8 settembre alle 18 spazio della Piazza Ferrovia. Qui c'è, per avere informazioni diciamo, continue, qui abbiamo una soluzione bianco dove lasciare un numero di cellulare, un'email, portate l'email per chi ce l'ha, così possiamo dare le notizie con il tempo reale sulle cose che facciamo. Lo lasciamo qua sopra con una penna e quindi lasciamo queste notizie.